settimana incredibile, giorni pazzeschi che faccio fatica a descrivere le emozioni, anche perché se avete visto dopo la partita proprio mi sono lasciato andare alle lacrime, proprio di gioia per tutti questi sacrifici fatti insieme a tutti i miei compagni al raggiungimento della Serie A. E poi un'ulteriore emozione è arrivata con la chiamata inaspettata di Mancini, che mi ha reso solo che orgoglioso del percorso fatto e davvero ero emozionatissimo. Donna Giorgi, Radio Nato. Buongiorno Federico, volevo chiederti qual è stato il momento più difficile della stagione, a tempo di bilancio ormai, come giudichi insomma la tua prima stagione in Serie A? Ma forse il momento più peggiore della stagione è stato quando abbiamo avuto quel calo che facevamo fatica a vincere. Dopo l'Atalanta abbiamo fatto un periodo in cui dopo quella magnifica vittoria non riusciamo più a vincere, quindi è stato difficile rialzarci, però insomma piano piano siamo riusciti a portare a casa il nostro obiettivo. E poi per la mia stagione la valuto insomma una grande stagione, ma devo dar merito ai miei compagni, al ministro e allo staff, perché si è fatto una grande stagione e merito anche loro. Barbara Magnani, Antenna Sud. Sì, buongiorno Federico, proprio in merito a questo, se dovesse pensare a Federico che è iniziato, invece Federico adesso quanto è cresciuto, non solo dal punto di vista ovviamente calcistico, ma soprattutto dal punto di vista personale? Ma sono cresciuto tanto sia a livello calcistico che a livello umano, perché questa squadra qua mi ha dato tanto a livello proprio emotivo, perché vedevo compagni che anche se erano il primo anno in Serie A come me non mollavano mai, davano tutto e questo ci ha spinto a dare sempre di più ogni giorno e a portare a casa il nostro obiettivo. E poi calcisticamente mi sentivo bene partita dopo partita e miglioravo insomma partita dopo partita, e quindi sono veramente contento del percorso che ho fatto e che abbiamo fatto.